Ma che però in realtà. Fa control proprio, quindi caspita che bello sedersi con la coperta e tutto. Però fa control, quindi ci proviamo. Ah, chi ha chiesto che cos'ho, ragazzi? Io ho subito una doppia estrazione dentaria. C'ho i punti in bocca, un dolore tremendo. E basta. Mi fa qualche early access? Non c'è l'early access su Arena. A sto giro c'è solo su MTGO. Purtroppo. Hanno, non hanno, cioè, lo hanno deciso più che altro perché non potevano gestirlo, perché hanno cambiato il team che gestisce gli early access. Speriamo di farli per Pioneer. Comunque, per la live di oggi pomeriggio abbiamo quattro bei mazzi. Come stai? Metà e metà. Non sto bene? Esatto, sono sotto la copertina. Non sto bene, ma non sto neanche troppo male, dai. Il problema è che non riesco a mangiare, ragazzi. Riesco a parlare meglio rispetto a ieri. Devo stare attento a come muovo la lingua, ovviamente. Ma il grossissimo dei problemi è proprio che non ho capacità di aprire la bocca per mangiare. Perché. Brodini, sì. Perché. Il mio massimo di apertura di bocca è questo. Se faccio così, mi fa già male. E non va bene. Cioè, non me l'aspettavo più che altro. Ma Boros Charm. In Boros Barn. In Boros Barn lo metterò, Boros Charm. Senza dubbio in Boros Barn. Brodino. Ormai sto mangiando solo quello, ragazzi. Ma sai che mi posso forse spostare un pochino la webcam intanto che sono di qua? Mi ammazza a me o mi ammazza lei? Dimir Control, Mono Black, Life Gain Orzhov e un Golgari Ramp da provare. Però perdere più vita. No, mi serve terra, dai. O terra o rimozione. Ci sono entrambe qui. Speriamo lui non ci uccida dopo. Mi sa che ci ucciderà dopo. Secondo me siamo morti qua. Oppo è il mazzo migliore per farmare, ragazzi. Sì, Gabo, assolutamente sì. Infatti stasera avevo una mezza idea di fare una mattata e nonostante il mal di denti andare a fare un pre-release, ma non so se ci vado. Non lo so. E niente, qui moriamo male. Ha persino quello rapido. Quanti danni sono? Ah, sì, poi avrà Feeling. No, ci ammazza direttamente con un bel più 4. GG. Il suo mazzo è il mazzo più forte del meta, secondo me, attualmente per farmare. Non è il più forte, è il più forte per farmare, ricordatevelo. Per farmare. È veramente forte. Veramente tanto forte. Comunque standard è proprio un bel formato adesso. Bello tanto. Ah, per chi si è connesso ora, se avete piccolini, fratellini, sorelline, figli che non hanno mai giocato a Magic e vorrebbero iniziare a giocare, il prodotto che mi ha mandato Wizard è ottimo, ma e non lo dico perché me l'ha mandato e voglio fare il lecchino, ma perché obiettivamente per chi non ha mai toccato una carta e tanta roba, ci sono dentro delle cose utili che insegnano. Quindi, se volete, costa un cazzo, ragazzi, costa 30 euro, ok? Se volete insegnare a giocare ai vostri fratellini, sorelline, morose, amici, 30 euro e si gioca. Sono dentro 8 mazzi Jumpstart, quindi 4 mazzi a doppia tribe, molto molto buoni. Veramente, non c'è motivo per non farlo, ragazzi. Che palle, tutti i mono red senza che noi abbiamo removal? Ah, il problema è che lui si salva topo. Grazie Bugo, grazie per il quinto mese, grazie mille. Vabbè, allora, Mitch, però se tu giochi su Arena capirai quanto è starter quella cosa lì, cioè
è tanto rivolta a dei ragazzini che non hanno mai giocato a niente. Se invece vuoi prenderlo per insegnare a qualcuno o per giochicchiare a cazzo, perché comunque puoi giochicchiare a cazzo. E avevo quasi intenzione di fare un video con Tortello, devo chiederlo. Ci sono dentro le plance, ci sono dentro delle cose carine. Vabbè, ho capito, ragazzi. Questo ha pescato Manfold Mouse 2 volte. Oggi è così, oggi abbiamo una sfiga clamorosa. Sfiga veramente clamorosa. I mazzi non sono brutti, ma abbiamo sfiga. Adesso lui sacca questo, ci fa 3 danni, fa questo e ha vinto. Ottimo. Mazzi pronti da giocare? Allora, se ti piace Jumpstart, ce ne sono 4, appunto, e non è male. Per standard c'è un po'. Ha sbagliato lui. C'è un po' di roba, ma non tantissima. Nel senso che la roba che c'è dentro c'è un arcidruido come carte. C'è un arcidruido, c'è. Ci sono due carte per life gain, però molto budget. E poi ci sono dei vampirini carini. Ma sono robe. Cioè, no, il valore della scatola non è il valore delle carte che ci sono dentro, ma è proprio il poter giocare qualcosa da subito, secondo me. Proprio il poter prendere in mano qualcosa e giocarlo da subito, che è importantissimo. Soprattutto per Magic ora. Ma qui siamo stramorti. Perché stiamo giocando? Stramorti. Kit per principianti. C'hai dentro due dadi, due guide per due mazzi che insegnano quali sono le mosse del mazzo, due plance di gioco, due dadi, l'ho già detto forse, e 8 mazzi Jumpstart, che sono 4 perché dovete mixarne sempre due, vi ricordo. E soprattutto ci sono dentro le terre base che non sono così scontate in un prodotto. Oh, ragazzi, 0-3 fisso? Bene. Ma se volete far giocare anche dei ragazzini non è male, tipo. Ciao Alfa. Non ce l'ho Orz of Enchantment. Dopo giochiamo Orz of Life Gain. Contro Matt. Questa mano è incredibile. Perché questa mano non ce l'avevo prima contro aggro? Vabbè che con tutte le creature che ha fatto. A Ostrica, siamo contro Poison. Poison, pessimo matchup per noi. Pessimo vero. Bilious. Oggi non si farma, no? Oggi è sfigata. Eh sì, Bilious proletario. Bella questa. Sì. E stiamo open. Lui non ha la terza terra. Beh, noi non abbiamo creature, però. Vai. Non si scartano le coppie, ma d'altronde qui. Che vuoi fare? Bilious morirà, ma prima noi peschiamo, mi sa. Ah, lui può. Può proliferare uccidendoselo. E lo farà sicuramente. Qui questa sempre. Anche perché. Sì, qui se lo uccide 100-100. Sì, allora è molto simile a quello che giochiamo dopo, Alfa. È simile, non è uguale, è simile. Bravo qui, così tra l'altro prolifera. Vediamo, se salta l'endrop forse vinciamo. Non ha saltato l'endrop. Adesso pesca 2. In questo pescare 2 ci metterà un clock clamoroso. Purtroppo non posso fare il demone adesso, perché lui ce lo ucciderebbe. Però in teoria potrebbe non avere rimozione poi su Shieldred. Ma mi sa che ci prolifera prima di quanto noi riusciamo a fare.
Ma dopo ti faccio vedere Life Gain Alpha, magari è quello, magari è molto simile. Comunque ripeto, per chi vuole, non ha mai giocato cartaceo, quella roba qui, per giocare, non per valore, per giocare è tanta roba. Per giocare è tanta roba. Un altro, eh. Non posso rischiare che Bilius mi dia fastidio, cazzarola. Bilius è proletario forte. Va bene. Tiro su lei. Kit per principianti su Amazon credo che si costi sui 30 euro, ragazzi. Baina farebbe un cubo? Minchia, che richiesta. Sai che non ho più fatto un cubo dalla notte dei tempi? Ma vediamo. Qui tanto facciamo uno 0-3. Non subito però, più tardi. Più tardi magari sì. Più tardi magari sì. Adesso no. Counterspell? No. Removal direttamente? No, questa non me la toglie. Cosa c'ha? Ah, quella che sa che fa meno... Che sa? Ha editto? Gioca editto in control? Ah, non ce l'hai. È qualcosa che prolifera. Ah giusto, lui ce li ha i segnalini, cazzarola. Lui ce li ha i segnalini. Ciao, ciao Jotun. Ciao ragazzi. Sono in modalità nonna, 02 con la copertina, come vedete. 02 con la copertina. Ciao Fentotal, adesso devo trovare il buco però del mamano. Cazzo, mi sono incastrato. Eccoci. C'è stato un piccolo problema tecnico, non badate, non badate. Siamo stramorti, quindi? Probabilissimo. Probabilissimo che siamo già stramorti, né? L'ho fatto apposta, almeno sprecavi la rimozione, dai. Vabbè, ma figurati, con tre carte in mano non avrà tre proliferate, impossibile. C'è da dire che ciao Fentotal, c'è da dire che abbiamo retto Bilius proletario, però Bilius tornerà. Ma perché nessuno gioca più? Perché nessuno gioca più l'altro Poison? Non sono sempre chiesto. Vai. Finiti adesso? Bilius è arrivato. Ti dà fastidio questo Bilius. Allora, terra. Jace. Counterspell. Ah, ecco. Bilius, stai buono. E Vratto. Sì, tutti. Ok. 7. Quella che prolifera gratis, dov'è? O questa? O questa? Ok. Sì, ma questa non la vinciamo mai. No, il nero è tanto forte. Il nero è proprio forte adesso. Dovrei riuscire a fare questo prima che loro mi ammazzino, in teoria. Ah, il problema è che lui ha vinto. Eh già, ha pescato due proliferate. Allora, rifacciamo questo evento sempre con Dimir, perché boh, oggi è così, oggi è tanta sfiga, ma va bene. Perché adesso facciamo 7 con questo mazzo qua. O 7 o premio lo facciamo. Aspetta, ma quante carte c'ha lui? 30.
6x4, 24 in teoria. No, non è mica finito l'evento, Luca. Mi sa che abbiamo vinto di Neil. O mi prolifera adesso. O muore. No, non voglio giocare Counterspell. Non mi sembra di aver bisogno di Counterspell in questo mazzo. Magari sbaglio, eh. Però mi sa di mazzo che non ha bisogno di Counterspell. Pam pam. Chi ha vinto? Vinto io? Sì. Che culo. Pazzesco. Cioè, non penso che questo formato giochi sui Counterspell, a parte Tristep Ahead. Ciao, The Saint! Mi sembra che sia un formato molto cheap. Ah, per chi è arrivato adesso, se avete figli, sorelle, amici che non hanno mai giocato a Magic, principi, anti veri, il prodotto che mi ha mandato Wizard è cheap, è budget e è bello. Potete insegnargli a giocare con un prodotto vero. Secondo me questo è ottimo, non vi aspettate il power level, ma aspettatevi un prodotto che aiuta davvero i nuovi giocatori. Mi piace molto il kit per principianti a sto giro. È proprio bello. L'ho sbustato, domani esce il video. È proprio bello. Poi c'ha delle plance bellissime. E niente, abbiamo trovato il terzo aggro senza rimozioni in mano, io non so. Oggi veramente peschiamo delle mani orribili. Davvero. Sette, otto danni. Go for the trot, ottimo. Vai. Ma qui se non peschiamo terra è già finita. Se peschiamo terra e lui ha solo una creatura, Liliana del Velo se la mangia. Ma lui non ha più creature, ma noi non abbiamo più terre. Devo farla così, la terra. Sì, perfetto. E facciamo anche di Ures. Peccato non poter fare Annoli Annex qui. 10. Opla. Quindi fai doppia creatura, porca miseria. Doppia è fastidiosissima. No, non c'è. Era meglio facessi doppia di questa, però. Non così. Non lo so se mi piace questa scelta di Oppo. Io avrei appoggiato doppio pezzo qui. Un po' un rischio questo. Il problema è che non stiamo trovando le lande neanche oggi pomeriggio, è incredibile. Adesso comunque fa doppio pezzo lui. E io non ne gestirò mai due. E ha sempre in keeper che lo porta avanti. Dannazione oggi. È proprio una sfigata di giorno oggi. Non abbiamo cut down, quindi non posso toglierlo. Ma poi tra l'altro sarebbero ward... Boh, vabbè. GG. Veramente, non ho mai visto una sfiga del genere. Dato tutte le robe che abbiamo pescato, boh. Ah, è persa. Me ne fa minimo... Scusami, Oppo, ma perché? Ma perché non quello più piccolo? Boh, vabbè, perdiamo anche contro persone che non sanno giocare. Bastava tenere quello più grosso, mi shottava. No, no, il rosso non è troppo opprimente, anzi, qui avessimo avuto una mano decente che pescava le lande, vincevamo. Gli faccio fare un altro giro di ruota, Dimir, ragazzi, perché questo mazzo qui arriva a premio. Abbiamo veramente pescato tanto male. Voglio solo abbassare una robbery, che è un peccato perché sono carte fortissime, e mettiamo dentro più pescate. Ma oggi non so cosa c'ho. Oggi siamo sfigati, ragazzi. Oggi siamo sfigati. Ah, vero, ho usato... scusa, Appi, hai ragione, ho usato la spell di... Sì, avete ragione, non poteva saccare quell'altro perché è token, hai ragione. Non ci ho proprio pensato. Abbiamo trovato un sacco di aggro, quindi io alzo un attimo Shouldered Edict, penso. Figa, però contro aggro siamo veramente tanto setappati, eh. Forse abbasso Teferi. Ciao, Ciacci. Abbasso Teferi e tiro su Quick Study, dai. Sì, dai, vai.
Teferi deve diventare mono win condition. Che forse, forse il demon di Foundation ti piace. Qual è il demon di Foundation? Ma long goodbye? No, piuttosto di long goodbye metto dentro questo. Aspetta, facciamo così. Piuttosto di long goodbye metto dentro questo. Questa qui. E togliamo uno di questi e un three step ahead. Vai. Teferi è una wincon però. Cioè, il fatto è quello. Tu hai bisogno di vincere di mill, ok? Perché Jace è una win condition di mill. Teferi ti aiuta a, a pescare più, più Jace. E poi comunque da solo ti può proporre raise. Ma, ripeto, il mazzo è buono. Dipende da quanto, quante removal vediamo. Dipende tanto da quante removal vediamo. Siccome ah, è uscito il video su Antimeta. Lo condivido subito. Voilà. Teferi a 5. Quello che quando peschi cresce. Testa, testa di cipolla è... Schigmeier of Katarina. Ok, abbiamo doppia removal. Sai che loro dopo quando li giochiamo in mono black, io ho sempre l'impressione che ormai in questo meta sono forti, ma sono rischiosi. Perché qui lui è costretto a togliere Virtue of Persistence. Però tendenzialmente lui ha fatto, a parte che qui ha fatto un errore clamoroso, ma lui non ha fatto niente in questo turno. Cioè ci ha rallentato per cosa facendo lui? Per sapere che cosa abbiamo in mano e farci usare una rimozione, l'avremmo usata lo stesso tanto su di lui. Io non capisco se il Bat è ancora una carta da meta oppure no, sai? Secondo me non è più una carta da meta il Bat. È diventata un po' vecchiotta in alcuni mazzi. E Mono Black non lo so se lo vuole sempre. Forse sì, forse no. Adesso lui è combo Enduring Tenacity. No, secondo me non stai giocando bene, Oppo, perché adesso mi permetti di fare questo. Non so che torna, ragazzi, ma sti cazzi, perché noi abbiamo due PV giù. Doppio vantaggio carte, Liliana può fare ancora editto. Insomma. La gente si sta preparando alla combo tra questo e il vampirone, ma secondo me è il modo più stupido di fare quella combo lì, ragazzi. Come mai la gente si sta così tanto esaltando per una combo a due carte di cui una è un drop a 5? È una cosa che non capirò mai. Questa sta lì assolutamente, la tiriamo subito, guarda. Io non capisco, a me non piace quella combo lì, ma quasi per niente. Che cosa forte il proliferate in questo mazzo, mamma mia. Mamma mia che cosa forte il proliferate con cui due PV, madonna. Vai. A me non piace quella combo lì. Secondo me il mazzo non ha bisogno di quella combo lì. Per me tu non stai facendo assolutamente niente. Scarta. Vai. Cioè, non capisco. Più che altro, veramente, non capisco. Quante carte c'hai tu? Boh. Non capisco dove vuole andare a parare quella combo lì. Jace è fuori di testa, comunque, ragazzi. Cioè, quando Jace è giù, tu vinci. Fa incredibile, veramente. Fa l'incredibile, Jace. Removal prima su Shelly. Il che vuol dire che non ha risorse in mano. E che se pesco l'anda, probabilmente si va ad appoggiare questa. O forse si resta open di counterspell, molto più probabile, per evitare sorprese con combo e varie stronzate. Tanto abbiamo anche un pesca 2. Ah. Oh, prima scartiamo.
Vai. Ok, direi che siamo setappati, eh? Come removal c'è sempre lei. Vai. Secondo me Foundation renderà tutto bellissimo, ragazzi, io l'ho già detto. Secondo me Foundation ti rende standard una roba incredibile. Veramente incredibile. Sei a una carta in mano, Oppo. Scartala. Vai. Non scomberà adesso, spero. Boros Barn, UV Control, Dimir Control, Lords of Life Again, sono tutti archetipi forti secondo me FanTotal. Ma guardate che Foundation secondo me è forte come set, eh? Secondo me c'ha dentro un sacco di robe, veramente un sacco di robe forti, che la gente se le sta sottovalutando tantissimo. Ok. Vai. Cioè, per me standard con Foundation raggiungerà dei livelli esagerati, ve lo dico. C'è della roba incredibile. GG. Vimir Demoni, forte. Ci saranno un botto di roba. Minchia, se sono tanto nonnina oggi. Ma io non riesco a fargli un buco in modo tale che mi passi la mano per il mouse. Vediamo, non lo so. Scusate ragazzi se sono coperto, ma è tutto il giorno che sono un po' debilitato. Sono carte nuove per Dimir Demoni, sì. Sì, ci sono dei demoni. C'è un demone grosso che normalmente non si giocherebbe, ma con Anoli Annex diventa un ottimo pezzo, per esempio. Il fatto è che Foundation, ragazzi, giustifica robe. E questa cosa è importantissima. Per anni, tra l'altro. Per anni. Stappata. Azorius qualcosa. È molto forte quello non è carino, è molto forte quello. Quello è veramente forte. Avrà qualcosa un flash? No, Robbery contro di lui sì, tutta la vita. Ah, non sta facendo vedere creature, per ora ti dico di no. Però potrei fargli una Dures qui. Va bene, dai. Scopriamo che mazzo è. Ah, ma sei un mazzo che non pensavo. Allora è importantissimo Anoint. Scusa, ma perché gioca questa? Per confonderci. Tutto ciò è un problema gigante, quindi, perché lui adesso come lo tiro giù che ho mandato via removal? Devo farlo prima, sono stato scemo. Sono stato tanto scemo. Vai. E lui ha giocato tanto in modo diverso, però, per essere quel mazzo lì. Mi ha mandato fuori dai gangheri, proprio. Non ci ho proprio pensato che poteva essere questo. Chi cazzo gioca questi? È budget, allora. Ma pensa a te, il mazzo budget mi ha mandato veramente fuori, completamente. Rimbalzami questa, dammi un pesce, che ti devo dire?
Mi ha mandato proprio fuori dagli schemi. È stato bravo, in un certo senso. Ah, non mi dà neanche il pesce, tra l'altro. La rimbalza e basta. Boros, intendi, dimmi tu. Secondo me è Boros più che di per sé Monored. Oh, raga, però lui non c'ha niente in mano. Cioè, questa Shelly dovrebbe fargli male, no? Adesso? In teoria sì. E caspita, in teoria dovrebbe farti male, se non peschi bene ora. In end troveremo il tempo di farti una robbery. Magari ti rubo io un occhio. Boros Burn sarà il mazzo che giocherò io in cartaceo, tra l'altro, probabilmente, quando se mai avrò il tempo di andare a fare un torneo. Beh, ha pescato decisamente bene. Però si è anche preso 4 pizze, che comunque ci restituisce, quindi la vedo dura, molto dura adesso. Cazzo, è che ha giocato veramente in una maniera esagerata. Ok, ottimo, solo che poi le rianima. Quindi prima di Ures, sicuramente. Che c'hai in mano? Certa cursa, te la tieni livello. Poi faccio combat. E tu prendi. Beh, ma sai cosa ti dico allora? Che io guadagno tempo. E ti spacco l'altro. Così ti rimane solo un token che non ti puoi neanche rimbalzare bene. Vai. Adesso lui dovrebbe rianimarlo, ma quello è tappato. Se pesca 2, comunque perde 4. Forse vinco di terra se non ha top deccato removal. Ah, stai facendo bene, Galassia Lontana. Anzi, se ti piace Jumpstart e vuoi provare il cartaceo, questo prodotto che mi hanno regalato quelli di Wizard è tanta roba, perché c'è dentro 8 mazzi Jumpstart, che sono piccolini, sono da boh, 20-10 carte, non lo so, e però si fanno giocare subito, quindi se vuoi provare anche il cartaceo per 30 euro, quello è un buon prodotto. Provare ovviamente non vuol dire avere power level, vuol dire provare. La fa, prima di attaccare. Ma i suoi Oculus ci saranno nel mazzo? Grazie, reidratati. Sì, grazie, c'ho il succhetto apposta. Into the Flood Maw. Non so se ti basta. Pick Lord e Soul Partition. Dice Target Nolend. Abbiamo vinto. Ah no, può fare il Pick Lord in difesa. Può fare il Pick Lord lui. Ah no, non può. Perché se fa. Lo farebbe, lo fa lo stesso, dai. Deve farlo per forza. Deve fare il Pick Lord, se no muore. Hai visto Classical? No, ha perso, ragazzi. Non si è accorto che ha 4. Vabbè. Secondo me è un nuovo giocatore, non ha il mazzo vero lui, eh. Perché mi ha mandato troppo in paranoia questa cosa qua. Mi ha completamente mandato in paranoia lui. Amico, il Pick Lord dovevi farlo. Non puoi spararmelo. È terra. Spiace. Non mi piace come gioco il Bazaar. Prima di tutto lo sta portando chiunque e secondo me è troppo sdoganato. Primo. Secondo, è un auto chess bello sull'idea del GDR, sull'idea che tu ti costruisci la tua build. Molto carino. Ma il fatto che tu non giochi contro gli altri giocatori mi fa ribrezzo, perché vengo da Battleground, Battleground tu giochi contro gli altri player. Il fatto che tu prenda randomicamente i fantasmi degli altri giocatori al tuo livello, boh, non mi è mai piaciuta come cosa, è molto da gioco da cellulare. Secondo me è un fuoco di paglia e finirà molto presto, ragazzi. Ma ce n'era stato un altro molto simile, che era anche quello un auto chess. Che è finito poi perché la gente non giocava più e hanno finito di supportarlo e far uscire aggiornamenti. Sei contro i Phantom altri, non sei in contemporanea con loro.
Anche perché se no non avresti tutto il tempo di fare gli acquisti al bazar, appunto. Però vabbè, se volete giocarlo, giocatelo. A me sinceramente non ha esaltato. È un gioco come tanti altri, che secondo me non dura molto. È stupido, Colby, perché ci sono dei modi migliori per fare gemme. Allora piuttosto drafta. Piuttosto drafta. E Fabio Lux, sì, è vero, hai ragione, però boh, non perde un pochino lo scopo del gioco così? È una domanda seria, non lo so. A me farebbe un pochino perdere lo scopo del gioco, ma probabilmente, boh, devo pescare, ragazzi. Devo pescare, pesco con questa. Capito, è vero, esatto, ma infatti ho intuito, cioè, secondo me... È bello all'inizio perché è nuovo, è figo, è un piccolo GDR che ti puoi fare da solo sul tuo computer. Però non è Magic, non è un gioco di carte che va lungo negli anni. È un autochess, ragazzi. E gli autochess sappiamo tutti che fine fanno. Può essere che ci shotti lui? No, non può shottarci. Ci fa molto male, ma non ci shotta. Dopo, sono sicuro che a tanta gente piaccia ed è giusto così. Personalmente parlando, io ho gusti un po' differenti sui videogiochi. E niente, devo trovare almeno una removal qui, se no moriamo di botte. Questa carta è fuori di testa, comunque mi piace un casino. Sembra proprio forte come carta. Vabbè, se avrà un proteggino ce l'avrà, ragazzi, cosa vi devo dire? Non abbiamo pescato ratta. Il problema è che se è furbo potenzierà. Ne è un altro? Altri due? Mi sciotti con monastri? Mi sciotti con monastri. Ci sta. Però qui peschi e basta. Ok, non hai instant in mano. Questo è ottimo. Hai una creatura quindi in mano. Solo che io sono a 4. Faccio demone 6-6 e non so se ce la fo, eh. Perché non era attaccante. Quindi sono a 1. 1 più 2 è 3. No, sono a 5. Sono a 5, sono a 5. 5 è meglio, eh. Non so se basta, ma 5 potrebbe... non lo so, 3 carte, 3 lande. Dipende cosa... Ok, ottimo. Se il demone sopravvive... Ciao Pierci. Ok, ma poi mi dicevano che il bazar nella beta ha un sacco di problemi, tipo ha delle cose che non funzionano, perché è in beta, no? Quindi ha delle sinergie ancora che non funzionano, delle robe che si inceppano, dei client che vanno riscaricati sempre, cioè c'è dei problemini, da quello che mi hanno detto. A me ragazzi non piace. Ho già fatto la beta di Arena e mi è bastata la beta di Arena per i bug, i cambiamenti, i reset, mi danno tanto fastidio. Che mi sembra di buttare via il tempo poi. C'è il doppio Lightning Strike. Ah beh, devo parare lo stesso, quindi morirò di questa poi. Sicuramente morirò di quella. Cos'hai, creatura? Muoio di quello. Sicuro muoio di quello. Mi posso fare qui? Intanto scopriamo cosa è in mano. Devo sperare di che lui non peschi bene, che io peschi Shieldred. Doppia Might. Muoio della mia stessa land, della mia stessa...
Room. Muoio della mia stessa room, sicuramente. Allora, c'è Frienzy che ci può dare una mano. Meno male. Che culo. Che culo. Che culo. Andiamo a 5, lui sta buono. Che culo. Vai. Opla. Inscription era un gioco carino, sì. Sì. Me l'hanno detto in tanti che è bello Inscription. È che ragazzi, essendo un creator di Magic, portare fuori roba fuori da Magic vuol dire veramente fare zero numeri, eh. Purtroppo Twitch Italia di Magic non è fatto per portare altri giochi. Purtroppo. Carina questa mano, però non abbiamo pescate. Siamo on the draw, dovremmo giocare i primi due turni di Duras, il terzo di Editto. No, questa la mallico. Ok, molto meglio. Via la bratta. Borosaura. Questa è persa. Cioè, non penso di. Cioè, a meno che io peschi due removal di fila. Ma è difficile adesso. Con lui che parte forte. Noi che non abbiamo doppio nero. È partito forte. Ecco, questa è la partenza del prossimo Boros Barn, ragazzi. Boros Barn sarà così: turno 1 Monastery, turno 2 Slickshot plottato. Turno 3 botto, botto, botto. Ti uccido. Sarà così con Sheltered by Ghost, tra l'altro. Partenza lenta, sì. Ma poi senza removal. Il fatto che almeno due removal bisogna quasi sempre averle adesso in standard. No. Nada. Gioco partita incontro per lui. Authority aiuterà, sì. Sì, Authority. Authority, penso che ogni controllo che monti a base bianca sia 4 authority di main e poi il resto, o 2 authority di main, dipende da quanto sarà aggro in main. Perché magari la presenza di tutti i life gain non farà giocare, quei mazzi qua. Cioè, c'è anche quella possibilità lì. Io vi ricordo che c'è un life gain bianco-nero molto forte da fare. E secondo me non è così impossibile che non sia un mazzo vero, anzi, vabbè, avrà stravinto ormai lui. Avrà due spell in mano. No, non puoi non averne un altro, dai. E allora. Ma Fear of Eternity non distrugge late game? Non so neanche cos'è Fear of Eternity, vediamo. Che cos'è Fear of Eternity? Sì, Happy, ma sono abbastanza convinto che sia un mazzo vero. Raga, cos'è Fear of Eternity? Ah no, fa cagare quella carta lì, ragazzi. Fa veramente schifo quella carta lì. Non riesco a giocarla, mi dà tanto fastidio. Mi sembra sempre che non faccia mai quello che vuoi. Screaming Nemesis, eh. 3 mana rapido. Ma se c'è Authority of the Consuls, cosa fa quella carta lì? 3 mana entro tappato ti do una vita? Bello. Secondo me non è una carta forte. Ha inventato il nome completo. Vabbè, ci sta, dai. No, ma lascia stare Itta o non Itta. Che non, io non ce la vedo benissimo. In questo meta ancora, ma nel prossimo non lo so. Nel prossimo contro coniglioni, eh. Coniglioni.
Sempre fastidiosi, vai. Figa. Quanta roba c'hai, amico? Sì, beh, bello, no? 4 mana Fabulous per non far guadagnare vita Oppo. Allora gioco il Mauler. Non è più forte il Mauler se devo fare quella roba lì. Secondo me sì, ragazzi. È vero che te la puoi autosparare con Shock, ma che pro. Cioè, tu hai investito un sacco di risorse per fare, per non far guadagnare vita Oppo, obiettivamente parlando, no? Boh, non mi sembra una gran cosa. Però magari sono io che mi sbaglio, eh. Non male che ti countero. Però non so se basta Shelly adesso. Probabilmente no. Ma siamo stramorti. Shelly, sei la mia ultima speranza. Solo che lui al top deck è più forte di noi. Vai. Cioè, un discorso è dire: faccio una carta che di base, ferma la tua strategia life gain. Ma quella lì non lo fa di base. Quella lì deve pigliare uno scossone per farlo di base. È quello che secondo me. Ma perché? Ma guarda che non aveva mica perso, anzi. Boh. Vabbè. Aveva vinto e non so cosa stava facendo quell'Oppoli. Aveva vinto, ha concesso, non so. Vai. C'aveva un cazzo in mano. Ha visto Shelly, è impazzito. Ha detto no, mi ha ucciso due conigli. Boh. Alle Swiss. No, ma lascia stare Angeli, cioè, stiamo sul ragionamento, ma Monored non te le fa guadagnare le vita, ma allora non è meglio il Mauler a 3 mana? Scusate, è veramente una domanda seria. Cioè, se io devo giocare alla Screaming Nemesis per non far guadagnare vite Oppo, e sono due risorse contro la Screaming Nemesis, ma non è meglio l'altro? È meglio l'altro, ragazzi, tutta la vita. È molto meglio l'altro. Ok, sì, dopo ce l'ho doppio nero. Anche il Nemesis lo rimuovi, fai questa. Cioè, boh, non lo so. Non lo so, secondo me la Nemesis è troppo power uppata per quello che fa davvero. Secondo me non è una carta così forte, come la gente la sdogana. Secondo me non è così forte. Ma è una carta che è fuori tempo. Sempre fuori tempo. Cioè, è molto bella perché in aggressione i suoi blocchi non possono più bloccare, no? Perché probabilmente tu lo ucciderai se lui blocca in un certo modo. Il problema è che al di là di quello, non ha delle grandi giocate fair, secondo me, come carta. Una carta molto normale in quello che fa. Non lo so. Continuo a dire che a me non fa troppo impazzire come carta. Però magari mi sbaglio io, eh. Vai. Dobbiamo arrivare a sette terre, sennò poi moriamo. Ma perché lui sta letteralmente buttando via le sue creature in qualche modo? Molto interessante questa cosa. Vai. Ah, questo è fastidioso. Sei proprio fastidioso. Il problema è che fa due bat così. Devo farlo per forza. Se no, questo mi ammazza in due turni. Sì. Tanto. Il problema è che adesso lui convoca. Boh, forse siamo morti. Che lui fa questo adesso.
Beh, ha rinunciato al Lord, però. Aspetta, ma se convoca non mi uccide Liliana, però. Infatti non convoca. Dobbiamo trovare la Vratta. In questo mazzo perché non c'è l'Overlord nero? Perché non serve a nulla. Obiettivamente parlando, l'Overlord nero in questo mazzo cosa serve? A millarci delle terre che non peschiamo? Non è un buon piano. Vai. Devo trovare la Vratta. Più faccio counterpesco. Confido che lui convocherà anche questo. Perfetto. Vratta! No, Vratta non c'è. Questo mi fa 6 danni. Vabbè, o Vratta o morte, quindi cerchiamo Vratta. Non c'è Vratta. E siamo morti perché questo gli dà dei segnalini dalle parti, no? Sì, siamo morti. Oh, tra l'altro poteva vincere anche i conigli di prima, ma lui ha scelto di no. Lui ha scelto di no. Beh, non è l'Ital comunque, siamo a 15, abbiamo ancora una pescata. Una pescata. Ah no, forse siamo morti, aspetta. Contato male? Sì. Non ho cosa. No, cos'è? Ah, perché sono dei 3-3 loro, non dei 2-2. Va bene, ci sta. Come aveva vinto il coniglio di prima, non so perché quello di prima ha detto di no. Cosa siamo? 4-2? 4-2 in teoria. Ok, vediamo se entriamo a premio. Tanto vi faccio il poll per il prossimo mazzo. Dovete rispondere in 3 minuti poi, eh. Bella questa mano. C'è il poll in chat, ragazzi. Maghi. Partenza da maghi quella lì. Fai una otterina. Mazzo 6. Sei domain. Merda, quella è forte forte. Però anche questa è forte forte, vero? Non forte come la tua. È domain lui. Ha fatto la room dove non ha spazio di. Ok. Allora, è una giocata particolare la sua, secondo me. Vai. Se riusciamo a vincere di Annoli Annex. Sopra il fagiolo? No. Avrai mica due. Va bene, 7-1. È
Ecco, tipo qua lui è molto interessante. Però è più facile che gli facciano tirare a bratta qua, no? Demolition Field sulla mia terra. Terra nera. Vai. Ok. Deve scattare un drop a 6. E quel drop a 6 ce lo riprenderemo con virtù. Infatti non ce l'ha, fatto solo per pescare. Buono. Va bene. Quindi, adesso facciamo un altro bel demone. Ha vinto Horde of Life Game, perfetto. Quante carte c'hai? 42. Tu sei la win condition che abbiamo. 42. Demonio, subito. Vai. Ok. Pesca, pesca. Pesca tutto. Lui vincerà di... Ok. Lui vincerà di coso, di clone, immagino. Quattro mana. Quattro mana. Quattro mana. Spero non abbia counterspell. Più facile che abbia removal. Io sto aspettando il momento di fare doppio Jace. Il problema è che secondo me lui ha troppa gestione in mano in questo momento. Porca trottola. Così ci uccidiamo di room. Pesca pure. Demolition Field e Invasion of Arcavis, ok. Quindi la butterà giù poi. Credo che questo sia il momento di fare Jace. Ah, ha già vinto con Doppelganger però. Cioè non posso fare... Perché Doppelganger mi copia i permanenti. Aspetta però. 38. Non è che abbia dei target adesso da copiare lui. Allora. Pesco 2. Faccio Mirrex. Faccio Jace. Ti millo tutto. Vai. Mi serve l'altro Jace. Mi serve un altro Jace. Ok. E poi?
Jures. Cinque mana ancora. Non penso che vinceremo. Può copiare ancora tutti i token. Il turno dopo ha mana infinito. Ma cosa farà? Farà una Firebolt gigante in faccia a noi prima o poi? Up the Beanstalk adesso? Pericolosa Up the Beanstalk adesso. Molto pericolosa. Allora, pesco due. Che cazzo è Jace? Ok. Vai. Il problema è che adesso farà editto. Lui dovevo pescarlo prima, mannaggia. Se lo pescavo prima, ero più contento. Mannaggia. Vai. Però abbiamo anche Vratta. Quindi se non fa Fireball gigante insieme a Ures. Forse siamo ancora vivi. Forse. Ma quindi lui Arcavis non le gioca come Niv-Mizzet. Lui Arcavis le gioca solo come vado a prendere un pezzo dal sideboard. Ma figurati se adesso non fa qualcosa che ci uccide. Possibile. Ah, ecco come. Si rimescola tutto questo. E ha vinto. Oddio, ho vinto. Non lo so se. Eh sì, ha vinto per forza. Perché così non vinciamo più di 1000. Questa è un'ottima cosa di side. Questa è un'ottima cosa. E la fa sicuramente adesso, no? Vabbè, a parte che fa Jures addirittura, quindi mi toglie direttamente Jace. Il problema è che finché ha Doppelganger in mano vince sempre, no? Magari scartando adesso Jace non ce la fa. Beh, quella la tira per forza. Ha mana infinito. Come fa a non tirarla ora? Titania's Command. Ah, così io non rimescolo niente. Lui sì, perfetto. GG. Bella. Un buon 4, dai. Bene. Andiamo di Orth of Life Game. Bello, bello comunque. Cioè, questa roba qui è bella. Queste cose qui da vedere sono belle. Vedete che quando un formato è bello e ha così tanti mazzi diversi, è una goduria. Quando un formato è gattocentrico o boroscentrico non è una goduria, però va bene. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Adesso il mazzo che andiamo a giocare.